il barman di questo posto si mette in società con un tipo che c'è a due passi un locale messicano e mi dice: senti Umberto, vieni a lavorare nel locale messicano nostro, lasciali perdere questi, noi ti damo di più. E io, visto che era un momento che lì tirava e cominciavano a non pagare regolarmente tutto quanto, accetto la proposta e sono entrato in questo locale messicano facendo musica brasiliana. Il socio messicano del barman che stava al Porcao, che era italiano, che mi voleva tanto bene, gli sono piaciuto anch'io, dice: guarda, sei bravissimo, però sai, uno entra qui dentro il locale messicano, olha che cosa mais linda, e dice: ma non potresti? E mi dà una cassetta dello Spanchos, mi dà una cassetta di quelli a 120, no? Quindi c'erano dentro, c'erano quattro dischi, non so, non mi ricordo. Io piano piano me magno sti lo Spanchos, no? Ci metto un po', lo Spanchos e tutto, e interiorizzo e incomincio, fate conto, io mi piace ogni tanto, fate conto, su 30 canzoni, 40 canzoni che cantavo brasiliane durante la serata, ne cantavo 39 in brasiliano e una in spagnolo. Il giorno dopo 38 in brasiliano e due in spagnolo. E questa è la conte, oh, lo Spanchos stanno a funzionare. Quindi piano piano mi ritrovo. Vabbè, per farla breve, questa poi doveva essere una delle proposte, però ormai è andata. Como si fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Nonostante l'R francese e il gegeismo che portavo dentro, vengono comunque bene e il padrone messicano della Pietra del Sole è contentissimo e io arrivo a una media, diciamo, di 75, no, sì, 75,
di 35 brani in spagnolo e 4 eccezioni in brasiliano. Per cui lavoro alla Pietra del Sole per un paio d'anni.